Bene. Sta partendo? Sì. Non ti dire. Partiamo, buongiorno. Partiamo da lì, partiamo da Diamanti. A noi interessa sapere innanzitutto quando gliel'ha detto e se lei si aspettava e che tipo di Bologna sta pensando adesso, senza Diamanti. Diamanti ha fatto allenamento l'ultimo sabato, venerdì, giovedì, quindi la giovedì nel pomeriggio ho saputo che c'era questo incontro tra le due società, e poi giovedì tarda serata si è conclusa la trattativa. Lei si aspettava, perché quando lei è arrivato qua era l'8 gennaio, se non sbaglio, no? Un mese fa, e cominciava a prendere corpo l'ipotesi. Sì, però io scusi se la interrompo, a me adesso di Diamanti mi interessa il giusto. Sì, ma infatti liquidiamo subito la faccenda, però voglio dire, è l'argomento del giorno, c'è sì, la, ci ho sono capito, ma noi abbiamo altri pensieri. Cioè, Diamanti, io sono tanto sono felice di averlo conosciuto, l'ho avuto per 3-4 settimane, ho scoperto anche una persona molto piacevole, intelligente, e basta, adesso pensiamo da qui in avanti a come dobbiamo comportarci, perché lo sappiamo anche quello che dobbiamo fare. Allora proprio la terza domanda era per l'aspetto tecnico, cioè viene a mancare un giocatore. Lo Diamanti intanto è un giocatore offensivo, un secondo attaccante o comunque una mezza punta, un giocatore molto bravo dal metà campo in avanti. Noi abbiamo degli attaccanti che non hanno certo le sue qualità, adesso è arrivato questo Wilson che è un giocatore, magari un centrocampista offensivo, dovrò conoscerlo meglio e quindi vediamo di mettere i giocatori nel loro posto per farli rendere al meglio. Fino a questo momento, vabbè, domani non ci sarà, però con è sempre stato utilizzato da mezzala. Quando è mancato Diamanti spesso ha fatto il suo ruolo. Ma voi chiedete di giocatori che domani non ci sono. Ma stiamo studiando il Bologna prossimo. Vabbè, adesso noi cerchiamo di prepararci bene per la partita di domani. È un giocatore che le conoscete bene quanto me, le caratteristiche di Bologna. È un giocatore che magari ha più piacere di giocare dal mediocampo davanti. Mi scusi, sì. Abbia pazienza. Lei quando è stato presentato qui ha detto che mentre con Cagliari e Gino aveva fatto dei miracoli, comunque fatto delle salvezze nella straordinarietà, quello col Bologna le sembrava un compito diciamo più ordinario o comunque più alla portata. A questo punto mi ricollego alla domanda di Fulvio Zara: senza Diamanti la salvezza del Bologna diventa straordinaria? Cioè lei ritiene di avere, non dico meno probabilità, però la strada si complica sensibilmente, o morto un papa se ne fa un altro? Cioè il programma, il vostro percorso non deve cambiare, la fiducia non deve cambiare, e soprattutto l'impatto che può avere la mancanza di questo giocatore, che comunque era un faro in questa squadra, sulla mentalità dei compagni, perché è chiaro che adesso i compagni, per usare un termine che diciamo a Bologna, devono cominciare ad allacciarsi le scarpe, mentre prima magari delegavano tutto a lui, adesso questa situazione non è più proponibile. È una domanda un po' composta che lei nella sua romagnolista la riuscirà a sintetizzare meglio, però il senso è adesso la situazione diventa più... Domanda o la risposta? No, va bene, allora la sintetizzo io la domanda. La situazione adesso diventa più eccezionale rispetto a prima o no, secondo me? No, era comunque una bella impresa prima e lo è ora. È la squadra del Bologna che deve raggiungere l'obiettivo, quindi ripeto e sottolineo la squadra del Bologna. La scelta del nuovo capitano è stata concordata oppure viene dallo spogliatoio? La scelta del nuovo capitano penso venga proprio dallo spogliatoio, che è già tutto molto chiaro e credo sia gli
persone giuste, dei leader che sono Perez, penso magari dimentico qualcuno, Natali, sì, Pazienza, Bianchi, sono dei giocatori che hanno lo spessore per essere d'aiuto ai loro compagni anche fuori dal campo. Venendo allora a domani, quindi senza demandi, dobbiamo un po' ridisegnare, diciamo, di capire il sistema di gioco, più o meno resta quello, rispolverà Cristaldo, come ci sembra di capire? Ma Cristaldo, come dicevo la settimana scorsa, sta sempre meglio. È arrivato, quando io sono arrivato era sovrappeso, e adesso invece lavora molto, sta meglio, è più brillante, quindi è un giocatore sul quale noi abbiamo molta fiducia. Non credo che debba fare il primo attaccante, ecco quello. Domani quanti giocatori può portare via? Domani noi siamo in 20. Sì. Con Ibson che torna. Ibson si allena questa mattina e parte con la squadra. Sì. Ah. Ha già qualche, voglio dire, aspetta di vedere stamattina Ibson, oppure lo porta semplicemente? Allora, l'idea è nato ieri, ha dormito tutto ieri, questa mattina si allena, ha fatto una settimana così, ha fatto dei viaggi su e giù tra l'Italia e la Svizzera, quindi l'idea magari è quella di portarlo in panchina, poi dopo non vi so dire, ma penso di no. Quarta partita in cui in settimana si parla praticamente nulla di questa partita, anche oggi, tra virgolette. Quanto è difficile il compito tuo, ma anche comunque la squadra, soprattutto questa settimana, l'ha vissuta ovviamente tutta sulla vicenda di Diamante. Ovviamente quando si va in campo si pensa al campo, però è chiaro che è comunque un senso di precarietà. Poi chiedo anche a te se ti senti tradito, no, perché sei il primo allenatore a cui vengo il capitano a febbraio. Nella storia adesso vi cito una frase, magari scoprite che la differenza tra la persona positiva e quella negativa è che la persona positiva nella difficoltà vede l'opportunità e la persona negativa nella opportunità vede la difficoltà. Quindi con più difficoltà ci sono e con più opportunità noi abbiamo di tirarci fuori insieme. L'altro discorso è giusto così, credo, è giusto così, magari è venuto a febbraio, se veniva magari a gennaio forse si poteva fare qualcosa, no? A lei non è mai successo in carriera una situazione del genere? Cioè, lei avrebbe avuto dalla San Benedettesi in giù un giocatore di riferimento, no? Un giocatore capo. È mai successo che pronti via o comunque in una situazione delicata della stagione le abbiano venduto il migliore giocatore o comunque il giocatore che per lei aveva? Ma io adesso guardi, faccio fatica a ricordare. Forse no. No, ma adesso io, noi siamo talmente concentrati sul nostro lavoro, no, per questo tutto. Adesso magari se ci penso un po' può essere che sia accaduto. A me sono successe tante cose, penso a Canela, a Lazio, insomma, qualcosa c'è capitato, però non ce ne frega nulla. Ecco, a noi interessa solo adesso lavorare bene qua, perché, come ho detto, le difficoltà ci sono, ma noi siamo convinti di poter superare le difficoltà che ci sono, insieme anche ai nostri tifosi. Cioè non ce ne frega nulla significa che... No, non ce ne frega nulla di quello che è successo a noi negli anni passati, quello che è successo di recente. A noi interessa quello che da qui in avanti succederà. L'idea è di andare avanti con il 3-5-1-1 oppure di cambiare? Cioè l'idea nostra è quella di avere più giocatori bravi nel far giocare la squadra, nel dare il tempo ai difensori esterni di salire,
dare tempo agli attaccanti. No, il modulo dipende dai giocatori che abbiamo, quindi non ti so dire se noi giocheremo domani giochiamo in un modo, ma non ti so dire se poi giocheremo sempre in quel modo lì, perché per me insomma, a me piace avere tanti giocatori bravi nel fraseggio. Mi piace avere proprio tanti giocatori, dai difensori, sicuramente gli attaccanti, che sappiano dialogare tra loro. Te lo vedi più mezzala adesso o più un tre quarti? Ma dipende, perché se giochi in un modo magari può fare la mezzala, mi spiego, se giochi 3-5-2 fa la mezzala, se giochi 4-3-3 o 4-3-1-2 può fare il trequartista, quindi questo è un po' Ibson. Sue caratteristiche.